tutti gli amici, a quelli che hanno creduto in me e che continueranno a farlo. Grazie, 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 tua, bello, grazie, la tua, grazie. Al sindaco. Ti aspettavi di scrivere questi dati al momento parziale? Sono praticamente le 2:40. Sono dati a dir poco lusinghieri. Sì, non pensavo così. È per me un onore rappresentare questa fiducia che la cittadinanza mi sta regalando. È una cosa meravigliosa, veramente una cosa meravigliosa. Una cosa meravigliosa legata ad un trend straordinario, quello di queste elezioni marchiate a fuoco dal Movimento 5 Stelle, o nella fattispecie di Castellammare dal tuo nome? Diciamo che bisogna aspettare di chiudere tutte le sezioni, però sembra che il dato Stabiese vada oltre le aspettative della media campana. Se questo si conferma, significa che qualcosa di mio c'è stato. La tua lettura qual è? Perché? Ti hanno già fatto deputato. Senti, questi dati per te sono una rivincita personale sulla scorta di quello che è accaduto, no? E del rapporto difficile che c'è stato con te. No, io non parlo di rivincita, io parlo di soddisfazione personale. È l'affermazione di come io ho sempre trattato il territorio, come casa mia. L'onorevole Lello Vitello sarà pentastellato oppure passerà al gruppo misto o si aspetta una chiamata da Di Maio? Il problema, no, io ora non mi aspetto più nulla. Diciamo che in questo momento non dipende da me. So che il movimento dalle agenzie di stampa ho appreso che sono stato espulso o comunque che c'è in corso una procedura di espulsione, il che significa che nel movimento certamente non trovo spazio. Io, se questo dovesse restare così, sono certo che andrò a sedermi tra i banchi del Parlamento in un gruppo misto, dove però darò l'appoggio esterno doveroso ad un programma che ritengo sempre il più credibile nel panorama politico nazionale. Se il Cavaliere ti facesse un avance, tu come la... Già ho risposto alle avance. La mia risposta è unica, io non sono in vendita.